Siamo molto orgogliosi di presentare alla cittadinanza questa nuova sede che è dotata di un piano terra, un piano primo, un piano secondo, un piano 1S, dove addirittura abbiamo in mente di riesumare le nostre cose museali, i vecchi strumenti, i vecchi libri, a testimonianza di 122 anni di storia che Teramo non può dimenticare. Quindi siamo veramente molto orgogliosi di presentare a Teramo questa ripartenza di questo grande conservatorio che poi è il più antico d'Abruzzo perché conta, come ho detto, 122 anni. Il dicembre è veramente un mese per noi pieno di grandi eventi. Il 12 andremo a suonare alla Camera dei Deputati a Roma. Noi abbiamo puntato moltissimo su un'orchestra giovanile diretta dal maestro Simone Genuini con 50... in genere si dice professori d'orchestra, noi porteremo degli allievi d'orchestra, però questa cosa avrà risalto nazionale, più faremo dei concerti anche a Teramo. Cerchiamo appunto di alzare un po' l'asticella, anche perché non bisogna dimenticare quello che eravamo e quello che siamo. Eravamo un conservatorio abbastanza empirico, fondato su pochi allievi, un corpo docente molto, abbastanza carente, insomma disastri e problemi veramente importanti. Ma dopo due anni diciamo che abbiamo dimenticato questa partenza e adesso ci presentiamo veramente alla cittadinanza con grande piacere e con grande orgoglio.